Un brevissimo saluto, un grazie sincero a Charles Bernstein che qui è questa sera al Centro Studi Americani. Un grazie anche alla professoressa Giorgelli che ha organizzato e ci ha dato questa grande opportunità di avere questo poeta qui da noi. Io non entro nel merito perché sarei assolutamente improprio non avendo una competenza specifica. E do invece passo la parola alla professoressa che lo introduce, lo presenta anche rispetto al movimento poetico di cui fa parte, credo forse uno degli ultimi rappresentanti, come la professoressa ieri opportunamente mi spiegava, e quindi anche un po' la sua narrativa, il tipo di lirica che usa, il ruolo nella creazione della poesia stessa, quindi credo che sia elementi che, ho detto, la professoressa molto meglio di me potrà illustrarvi. Io veramente sono felice di ospitarlo perché al Centro Studi Americano, come dire, è proprio la sede dove ospitare personalità di questo livello. Saluto anche chi è collegato da remoto e saluto anche l'altro speaker, l'altro panelist, cioè Marco Giovenale, che ci aiuterà a riflettere, a conoscere meglio questo poeta, questo Charles Bernstein. Grazie a lei, professoressa. Grazie direttore, anzi grazie mille per l'ospitalità. Good afternoon, Professor Bernstein, and good afternoon to all participants. Today we have the privilege and the honor of having with us for the first time at the Center for American Studies in Rome, Professor Charles Bernstein, one of the most compelling and interesting, as well as intriguing, poets of the contemporary American scene. Professor Bernstein, who taught at the University of Buffalo and then at the University of Pennsylvania from 1978 to 1981, co-directed the journal Language. All letters are capitalized and each letter is distanced from the following one by the equal sign. The journal published a group of poets who came to be known indeed as the language poets: Bob Perelman, Ron Silliman, Susan Howe, Lynn Hagenian, Bryce Andrews, and of course, Bernstein himself, among others. More a community than a movement, these poets were and are still very productive and innovative. Professoressa, mi lascia tradurre. Innanzitutto buon pomeriggio, professor Bernstein, e buon pomeriggio a tutti i presenti e tutti i partecipanti. Oggi abbiamo il privilegio e l'onore di avere con noi per la prima volta presso il Centro Studi Americani il professor Charles Bernstein, uno dei poeti più avvincenti, più affascinanti e più interessanti della scena americana contemporanea. Il professor Bernstein, che ha insegnato all'Università di Buffalo e all'Università della Pennsylvania dal 78 all'81, è stato co-direttore della rivista Language, in cui tutte le lettere sono maiuscole e sono una lettera distanziata dall'altra dal segno di uguale. E la rivista ha pubblicato i lavori di un gruppo di poeti che sono diventati noti e conosciuti come Language Poets: Bob Perelman, Ron Silliman, Susan Howe, Lynn Hagenian, Bryce Andrews e ovviamente il professor Bernstein stesso, fra gli altri. È più una comunità che un movimento. Questi poeti sono stati, erano e sono ancora molto produttivi e molto innovativi. Professor Bernstein, who is the author of no fewer than 18 collections of poetry and at least 7 books of criticism, is in Rome, after having been in Milan and before going to Naples and Catania to present the book recently published by Edizioni del Verde, in which a number of his poems and essays are presented also in Italian, translated by such poets' translators as Gerardo Bortolotti, Carla Buranello, Marco Giovenale, Luigi Ballerini, and Milly Graffi. The book is entitled Echo, a revealing title, since echo is the reverberation of a sound, but echo is also the sound of a reverberated voice. And as we shall see, sound and voice are important components
of Bernstein's Poetics. Il professor Bernstein, che è autore di non meno di 18 raccolte di poesia e almeno di 7 libri di critica, è oggi a Roma dopo essere stato a Milano e prima di recarsi a Napoli e a Catania per presentare il libro di recente pubblicazione da parte di Edizioni del Verri, in cui sono presentati una serie di sue poesie e di suoi saggi che vengono presentati anche in italiano, tradotti da poeti, traduttori quali Gherardo Bortolotti, Carla Buranello, Marco Giovenali, Luigi Ballerini e Milligraffi. Il titolo del libro è Eco, un titolo rivelatore dal momento che l'eco è il riverbero di un suono, ma l'eco è anche il suono di una voce che ha il suo riverbero e che quindi, come vedremo, il suono e la voce sono componenti importanti nella poetica di Bernstein. Today we also have the good fortune of having with us Marco Giovenale, an active poet on the Italian scene, very much interested in contemporary American poetry and one of the translators of Echo. A number of persons interested in Bernstein and in the language poets is here with us at the Center for American Studies, while others are joining us on Zoom. E oggi abbiamo anche la fortuna di avere con noi Marco Giovenale, che è un poeta attivo e anche una persona molto interessata alla scena americana contemporanea, oltre che traduttore di alcune delle poesie. Ci sono una serie di persone interessate a Bernstein e ai language poets che sono presenti qui con noi presso il Centro di Studi Americani, ma anche altri che sono invece collegati tramite Zoom. Before looking closely at a couple of poems in this book, by the way, I want to show it. let me briefly sketch out some of the characteristics of this group of poets and ask Professor Bernstein a few questions about his path, starting with the language times. Prima di dare uno sguardo un po' più approfondito ad un paio di poesie contenute in questo libro che vi voglio mostrare, desidero brevemente tracciare alcune delle caratteristiche di questo gruppo e chiedere al professor Bernstein, porre al professor Bernstein un qualche domanda che riguarda il suo percorso partendo con i tempi del language. First of all, a curiosity, Charles. Who devised this group? Graphic name and configuration language with the equal sign to mean perhaps that each consonant and each vowel has the same value and must be valued accordingly. Per iniziare, una curiosità, Charles, chi è che ha escogitato il nome grafico di questo gruppo e la sua configurazione? Language con le lettere separate dal segno di uguale. Forse l'obiettivo era quello di stare a significare che ciascuna consonante e ciascuna vocale hanno lo stesso valore e quindi valore e deve essere dato loro di conseguenza lo stesso valore? First of all, I want to say how great it is to be here, certainly the very best ceiling that I have ever had the pleasure of appearing under. Innanzitutto desidero dire che è veramente un grandissimo piacere essere qui e sicuramente il soffitto più bello in assoluto sotto il quale ho avuto l'opportunità di presentarmi. And great to be at the American Center here in Italy, and I thank you for inviting me. Oltre che ovviamente un grandissimo piacere trovarmi qui presso il Centro Studi Americani e il Centro Americano qui in Italia, e vi ringrazio per avermi invitato. Bruce Andrews and I started language in 1978, both living in New York. The work that we were presenting in language, which was a newsletter. It was filled with essays or essay-like work and lists of books, but not poems, comes out of work done by my contemporaries and elders over the decade before the time that we started the magazine. Bruce Andrews e il sottoscritto abbiamo iniziato nel 1978, abbiamo creato, entrambi vivevamo a New York e abbiamo cominciato a avviare
questa come una specie di bollettino. Presentavamo in questo, diciamo, bollettino saggi e opere, lavori, ma non poesie, che riguardavano in realtà il lavoro di nostri colleghi poeti contemporanei o poeti un po' più grandi, diciamo, che avevano elaborato le loro opere nel decennio precedente all'anno in cui noi abbiamo iniziato a lavorare, a pubblicare. The question of the name of what we were doing is vexed, because for me, naming and characterization is one of the primary things that I like to question and transform and to make multiple. So the relationship between a thing and a word is broken apart in poetry to allow for multiplicity, fracture, and difference. E la domanda relativa al nome è una domanda alquanto, diciamo, difficile e controversa, se vogliamo, perché per me dare il nome, la caratterizzazione, sono una delle questioni forse più controverse, più dibattute, più complesse, dal momento che, per quello che mi riguarda, proprio il concetto, appunto, del rapporto fra una cosa, l'oggetto e la parola, che porta poi alle moltiplicazioni, alla frattura, alla divisione, alle differenze, è un qualcosa di estremamente importante. The name of this group of poets leaves no doubt about their purpose, that is, that of concentrating the attention of readers not on subjects or on intentions, but on the means used, the language. Language that is as a material thing, that far from being immediately understood, is, as we know, a veil, since it is often characterized by the instability and opacity of signifiers. Along these lines, there were predecessors in American poetry, such as Gertrude Stein, especially in Tender Buttons, Louis Zukowski, the harbinger of the objectivists, and William Carlos Williams, for instance. What language poets argue is the necessity of paying attention not to authorship, to self-expression, and to meanings, but to the process of signification of writing, to the process of making writing new. Professor Bernstein, can you linger with us on how, through the years, you and your fellow poets have pursued your goal, and while you are at it, can you explain to us the influence that was exercised on your group by Russian formalists and by French post-structuralist theories of language? Il nome di questo gruppo di poeti non lascia alcun dubbio circa il loro obiettivo, vale a dire quello di concentrare l'attenzione del lettore non sull'argomento o sugli argomenti o sulle intenzioni, ma sullo strumento, sul mezzo utilizzato, vale a dire la lingua, il linguaggio. Linguaggio vale a, cioè, come un qualcosa, una cosa materiale, un qualcosa di materiale che, lungi dall'essere immediatamente compreso, è, come sappiamo, un velo, dal momento che è spesso caratterizzato dall'instabilità e l'opacità dei significanti. Lungo queste linee ci sono stati predecessori nella poesia americana come Gertrude Stein, specialmente in Teneri Bottoni, o Louis Zukowski, che è stato un po' l'araldo, il messaggero degli oggettivisti, e William Carlos Williams, per esempio. Quello che i language poets argomentano è la necessità di prestare attenzione non alla rivendicazione dell'autore, al fatto di essere autore, all'autoespressione e al significato, ma al processo di significazione della scrittura, al processo di rendere la scrittura nuova. Professor Bernstein, si può soffermare con noi su come, attraverso nel corso degli anni, lei e i suoi colleghi poeti avete perseguito, portato avanti questo scopo, questo obiettivo? E nello spiegarcelo, ci può anche spiegare l'influenza che è stata esercitata sul vostro gruppo dalle teorie formaliste russe e dalle teorie post-strutturaliste francesi, delle teorie del linguaggio? First of all, I thank you for your question and agree with the way in which you characterize what we were doing. I also like the echo in this room. Great echo. Innanzitutto la ringrazio per le domande e sono anche d'accordo con il modo in cui lei le ha
caratterizzate, ha descritto e ha connotato quello che noi abbiamo fatto. E poi mi piace moltissimo anche l'eco di questa stanza. You, in your opening question, mentioned three words: community, movement or school. All of those three are extremely problematic to me. Nella domanda di apertura ha fatto menzione di tre parole: comunità, movimento o scuola. Tutti e tre questi termini, queste tre parole, sono problematiche per me. I prefer to think of what we were involved in as a conversation. Preferisco pensare a quello a cui partecipavamo come ad una conversazione. But one that does not involve conversion. Ma una conversazione che non coinvolge con la conversione. As a result, there are great differences, including on the question of what the nature of the activity is, among the practitioners. And I am hardly able or willing to speak for anyone but myself. E ovviamente ci sono enormi differenze anche per quello che riguarda la natura dell'attività tra i praticanti, fra coloro che la mettono in pratica. E io non sono affatto né capace né tantomeno intenzionato a parlare di chiunque altro che non sia il sottoscritto. In fact, I come here perhaps being introduced as a leading language poet, but it would be more accurate to say that I am a misleading language poet. Beh, in effetti vengo presentato come un language poet, come specie una guida, un language poet che guida, ma piuttosto preferirei essere definito come un language poet che fuorvia, quindi fuorviante più che guidante. Unlike some avant-garde formations, and avant-garde itself is a word I don't like, this was not a defined group of people that you could name, but rather an approach that many people can join and still can join, depending on their attitude to poetry. And so it's always difficult to say who is and who isn't, because it's really a curatorial idea of somebody who participates. And many people participate to one degree or another. And many kinds of poetry can be understood at least as being partially involved with some of the language-centered resonances that our work was involved with. Diversamente, diciamo, dalla... diciamo la formazione direttamente all'avanguardia, e la parola avanguardia di per sé già non mi piace, non è una parola che mi piace, non è possibile definirla questa, non possiamo definirlo come un gruppo, piuttosto lo definirei come un approccio a cui le persone, a cui i poeti si possono avvicinare, più dipendente dall'idea curatoriale che ciascuno ha di un qualcosa, e quindi non è possibile definire chi vi fa parte o chi non ve ne fa parte, ma piuttosto è possibile dire che ci sono vari tipi di poeti che magari anche solo parzialmente comunque rientrano, sono coinvolti in alcune di queste delle sue risonanze. There was a very important element of essay writing in the work that I did, and as well as my closest associates. However, this essay writing brought into the writing the same active poetic invention as our poems. E c'è un importante elemento nella scrittura dei saggi che io ho inserito, che ho portato avanti insieme ad alcune delle persone più, diciamo, collaboratori o persone che più strettamente erano a me vicine ed erano facenti parte di questo gruppo, che portavano forse più che altro proprio alcuni elementi della poesia, tipici, diciamo, della poesia, delle poesie, più che della saggistica. So in this sense, while there's influences of many philosophers or even critics, the work is quite eclectic in the way that it uses these different influences, depending on who the poet is who's using them. So the work is eclectic. Sorry, because the echo is good for you, but not very good for me. I like to say eclectic. No, perché l'eco è buonissimo e magari è molto piacevole per voi o molto meno per me, e devo dire che in questo senso ci sono state anche molte importanti e forti influenze, sia da parte di filosofi che da parte di critici, molto eclettici in questo senso, in termini di influenza su questo gruppo, questo movimento. Yesterday I went to the grave of Antonio Gramsci,
and you don't mention Gramsci, but I'm thinking of him, insistence on the vernacular, for one thing, because I think it, however weird what I do is, it's still grounded in the vernacular. Ieri sono stato sulla tomba di Antonio Gramsci, e anche se non viene citato, e devo dire che lui ha insistito molto sull'utilizzo del linguaggio, diciamo, del dialetto, del vernacolo e del dialetto, ed è un qualcosa di molto particolare e molto strano, ma è un qualcosa che io trovo interessante. And the politics of language, as in the language question, involving the subaltern and a project that pushes against hegemony while not trying to remain forever as anti-hegemonic, as a kind of romantic idea that you're always going to be in opposition. The idea for me that I take from Gramsci is that the anti-hegemonic is toward some larger possibility for democratic social space, not to valorize the bohemian or the oppositional, even though one is forced to be, to some degree, bohemian and oppositional. I'm sorry for going on so long. I tend to do that. But, yeah, but you go so fast. And I go very, very fast. And I could say, okay, Gramsci? Gramsci, yes. Language question? Language question? Quindi il linguaggio vernacular? Politico. La domanda che ha a che vedere non soltanto con subalterno, piuttosto un progetto che tende a spingere contro l'egemonia, quindi un qualcosa di anti-egemonico, perché l'anti-egemonico viene visto come un qualcosa che dà ampie, larga possibilità di uno spazio democratico. In questo senso, non intendo in direzione bohemian. You mentioned the Russian futurists, absolutely crucial to many of my friends and to me, the poets, as well as the painters and the collaboration. But here I want to also mention the Italian futurists. And I want to split those things off because the legacy of the avant-garde is both left-wing and right-wing. And Marinetti is great. Absolutely, yeah, I agree with you. Ha parlato dei futuristi russi e devo dire che sono stati fondamentali, sono stati molto importanti per me, per i miei amici, per i nostri amici, sia i poeti che i pittori e la collaborazione. Però io non opererei una separazione, una divisione rispetto ai futuristi italiani, perché il retaggio, l'eredità, diciamo, dell'avanguardia è sia di sinistra che di destra. So there are many names of influences, but I would just say one before going on, which is Wittgenstein. Wittgenstein for me is fundamental. And I wrote my college thesis in 1972 about Gertrude Stein and Wittgenstein together, and it uses ordinary language. So that isn't for everybody, but certainly fundamental to me, and also aspects of American philosophy as well. E oltretutto di grande influenza anche Wittgenstein, che è stato fondamentale, su cui ho scritto praticamente la mia tesi a livello di college nel 72, ed è stato estremamente appunto importante e fondamentale per vari aspetti. Besides Russian formalists and French post-structuralists in their attempt to turn readers from passive consumers into active participants, language poets have also been influenced by Marx's critique of the commodity fetish. In other words, with the collaboration of readers, language poets aim at thwarting conventional meanings in order to turn readers from passive consumers to producers of meaning. Do you want to comment on this Marxian influence? Ovviamente, oltre ai formalisti russi e ai post-strutturalisti francesi, nel loro tentativo di trasformare il lettore da consumatori passivi a partecipanti attivi, language poets sono stati anche influenzati dalla critica da parte di Marx nei confronti del feticismo delle merci. In altre parole, con la collaborazione dei lettori, language poets mirano a opporsi, a rovesciare in un certo senso quelli che sono i significati convenzionali, al fine di trasformarli da consumatori passivi a produttori di significato. Vuole commentare rispetto a questa influenza da parte di Marx? Many of the people who were associated with the work that
we're talking about will not have read a lot of the things that I have read and are not really mm. being influenced to write by these works. Mm. It is true, however, because of my interests, I have read them and take them into consideration. About post-structuralism, French post-structuralism, very interesting and important for exactly the reasons that you say. But I would say that post-structuralism is more of a contemporary development to what we were doing as poets, not mm-hmm. something that influenced one way or another. In fact, I believe that French post-structuralism is dependent upon and very influenced by radical American poetry, even if those writers have not read contemporary poetry. Molte persone che sono associate, diciamo, con il lavoro di cui stiamo parlando, non hanno letto molte delle cose che invece ho letto io e quindi non ne sono state influenzate relativamente alla loro scrittura. Nella loro scrittura sono state influenzate da questi lavori, da queste opere. E invece io le ho lette, le ho prese in considerazione e penso in un certo senso che gli strutturalisti e il movimento strutturalista in un certo senso sia, e forse più quello post-strutturalista, sia in un certo senso un'evoluzione e una forse uno sviluppo, diciamo, contemporaneo rispetto a quello, appunto, uno sviluppo contemporaneo di questi poeti rispetto a quello che sono questi poeti, e non sono stati in realtà un'influenza, e ritengo che il post-strutturalismo francese sia forse abbia attinto, in un certo senso sia stato influenzato dalla poesia americana radicale, anche se praticamente costoro la poesia americana radicale non l'hanno letta. I edited an anthology maybe 30 years ago called The Politics of Poetic Form. That anthology, The Politics of Poetic Form. Right. But you can just do that phrase, that's fine. I edited an anthology. Ho messo insieme, ho realizzato un'antologia, La politica della forma poetica. So rather than a poetic statement. So the issue of what the connection of the left is to poetry in the US, of course, Italy, even more complicated because we don't have really much of a history of the left in the US as you do here, is often tied up with subject matter, with poems that are meant to appeal to what we say, the broad masses of the people, and to galvanize them to action. And The Politics of Poetic Form is a very different take on that related to the way you described it. It has to do with the nature of the fetishizing of language, the mm-hmm. making of language into a kind of spectacle, and the regimenting of thought. And so would often be in great conflict with other people on the left who would not see the content that they're looking for. You're making it harder and harder on me. Piuttosto, appunto, che è un'affermazione, una dichiarazione poetica. La questione non è tanto il discorso, appunto, della sinistra, e comunque della connessione della sinistra rispetto a questo tipo di poesia, di questo tipo di poetica, anche perché non c'è una tradizione di sinistra negli Stati Uniti così come magari l'avete più qui in Italia. E diciamo che fondamentalmente è più collegata e legata a quelli che sono gli argomenti e le argomentazioni che possono fare da attrazione, possono in un certo senso attirare le masse e galvanizzarle, spingere all'azione. E quindi in un certo senso la poetica è più appunto un discorso di trasformazione di questa lingua, di trasformazione del linguaggio in un qualcosa di feticistico, di feticismo, quindi di una lingua che possa essere spettacolarizzata, irregimentata. E io penso che, appunto, da questo punto di vista, da parte loro non ci sia stata in realtà questa visione, questo sguardo in questo senso. I think Bruce Andrews and I were particularly interested in the Frankfurt School, mm-hmm. so Walter Benjamin mm-hmm. And Adorno, in fact I wrote an opera based on Walter Benjamin called Shadow Tunnel.
Bruce Andrews è sottoscritto in un certo senso, siamo stati forse in particolare interessati a quella, coinvolti in quella che sarà la scuola di Francoforte, la Frankfurt School, in particolare Walter Benjamin. Io peraltro ho scritto un'opera su Walter Benjamin. What we could say, one more thing on this, but on Walter Benjamin, I say we could say Walter Benjamin, Walter Benjamin. Either way you like, but I like to Americanize Walter Benjamin. Walter Benjamin si può chiamare Walter Benjamin, Walter Benjamin, ma io preferisco americanizzarlo nella lettura Walter Benjamin. Make it more like Walt Whitman, Walter Whitman. Renderlo molto simile a Walt Whitman. And then one final sentence, which is the most important. My contemporaries growing up, I was born in 1950, so it would be a little bit different than the poets who were born during the war, grew up after the Second World War. And the, you know, the power of fighting against what that was is fundamental. And for us, the anti-war movement against the Vietnam War and the civil rights movement and feminism, those were the politics, just as now the politics is to understand the relationship of the Republican Party now to the fascists of Europe in 1940. And I don't mean just Trump. E voglio aggiungere un'ultima cosa che però è molto importante, diciamo che io e i miei contemporanei, io sono nato nel 1950, quindi siamo diversi dai poeti che sono nati durante la guerra, che quindi sono cresciuti nel periodo post seconda guerra mondiale. Lì in un certo senso c'era il potere, la forza del combattere contro la lotta contro quello che era stato, per quello che per noi la politica e l'impegno politico con la politica erano in realtà il movimento contro la guerra in Vietnam, la lotta per i diritti civili, il femminismo, erano questi più o meno gli elementi che ci trainavano, la politica che noi perseguivamo e in un certo senso i rapporti, diciamo, si possono paragonare in un certo senso i repubblicani, si potevano paragonare il loro rapporto a quelli che erano i fascisti in Europa intorno agli anni 40. E quando parlo in questo senso non intendo solo Trump. Well, as is clear, language poets want to defamiliarize language and concentrating on its iconic and sonic dimensions, make it free from the ties of meanings and of emotions. But one might observe that even sound has emotional connotations. Would you care to comment on this point, Charles? Come è chiaro, i language poets vogliono modificare la familiarità che dà la lingua al linguaggio e concentrandosi sulle dimensioni iconiche e del suono, liberarla dai legami di significato e di emozioni. Ma si potrebbe osservare che persino il suono ha delle connotazioni emotive. Potrebbe darci qualche commento a riguardo? One can never be free of the ties of meaning, and to think that you can is for me a romanticism which I'm completely against, but meaning is not restricted to rationalized and reduced language. Non si può mai liberarsi da quelli che sono i legami del significato dei significati, perché pensare che se ne possa essere completamente liberi, secondo me, è una forma di romanticismo, cosa che a me non piace. Significato, appunto, non necessariamente significa però la razionalizzazione. The problem with traditional American lyric, expressive, emotional poetry is that it's not expressive and emotional enough. It's robotic in its expressions of emotion. Il problema della poesia americana, lirica, espressiva, emotiva, è che non è sufficientemente espressiva ed emotiva. In un certo senso, invece, è un po' robotizzata nelle sue espressioni. Marco, I'm sure that you have questions. It fits in there with Marco. Marco perfetto. Has sent me his questions in advance. Perfetto collegamento con Marco, che peraltro mi ha mandato le sue domande in anticipo.
Sì, le leggo in italiano perché Charles le ha già in inglese, poi verranno appunto adesso tradotte. E, mi domandavo quali caratteristiche e differenze specifiche potessero essere individuate tra i due versanti della language poetry, quella della West Coast e quella della East Coast. So the difference between New York and the East Coast and San Francisco mostly and the West Coast perhaps could be described as the difference between risotto in Milan and pizza in Naples. They are both good to eat, but they have different orientations. Belle differenze fra New York, la East Coast, e principalmente San Francisco e quindi la West Coast può essere descritta facendo ricorso appunto a questo parallelo, la differenza fra il risotto a Milano e la pizza a Napoli. Entrambi ottimo sapore, però comunque ovviamente hanno diverse connotazioni, sono comunque diverse. But that kind of sarcastic remark would be only characteristic of New York. I think my friends in the Bay Area would not say that. Ma questo tipo di commento, se vogliamo, osservazione sarcastica, forse potrebbe essere caratteristica solo di New York, perché i miei amici nell'area, nella zona della Baia, probabilmente non si esprimerebbero così. In New York, we were just a few people interested in this work, trying to get people to come to readings and proceeding in connection with our friends in the rest of the country, but especially in San Francisco. San Francisco was a much bigger group, much more interest, much more controversy than we could have had, even though, of course, New York is the, you know, the larger main cultural capital, but not providing any cultural capital to us. Ma a New York, in realtà, il gruppo di persone interessate al nostro lavoro, a questo tipo di poesia, è un gruppo veramente limitato, ristretto, di coloro che venivano appunto a queste letture, mentre a San Francisco in particolare, l'università San Francisco in particolare, il gruppo era molto più ampio, molto più corposo, nutrito, molto più interessato all'interazione, allo scambio, alla controversia, anche se New York viene tendenzialmente considerata come la capitale culturale più grande, ma non è stata la nostra capitale culturale. I think also that in San Francisco, while you can't generalize, but certainly a core vision was more focused on the U.S., America in the sense of the U.S. and American poetry in the American grain, as Ron Silliman put it, coming out of Williams, whereas in New York, was necessarily more involved with Europe, with immigrants, with second language speakers, and less American-centered. But I don't mean to say that in a negative way or a positive way, but I think it's also the history of the West Coast versus New York geographically. Do you have other questions? Well, he just translate. In realtà penso che per quello che riguarda San Francisco, anche se ovviamente non si può assolutamente generalizzare, che la visione centrale, quella fondamentale, era quella concentrata sulla poesia americana, Stati Uniti, America, mentre a New York era più orientata, o più orientata verso, diciamo, l'Europa, l'immigrazione, persone in cui l'inglese era la seconda lingua, non era la madrelingua, quindi era sulla West Coast, era molto più incentrato sull'America, e non gli do una connotazione né positiva né negativa, semplicemente è il risultato, l'esito di quello che è stata la storia della West Coast rispetto alla storia di New York. Does that answer your question? Ho risposto alla domanda? And I thought it was this way because I always thought of New York as a big bridge toward France. Lo faccia in italiano, please. Ho pensato soprattutto che New York è una sorta di ponte diretto verso la Francia in particolare. Especially towards France. Un'altra domanda che volevo porre era quella sulla, diciamo, language poetry now and then, ossia come ha funzionato. Come è stata accolta la language poetry in passato e come è accolta oggi nella critica e poi. So the answer to that is that yes, there was a lot of hostility by poets and critics then, and yes, there is a lot of hostility by poets and critics now.
This hostility has a double edge because if you are under this kind of dismissal and attack, of course, it creates a strange charm, for especially in poetry. So I think that a lot of the people who have been most hostile to us have been our hidden public relations arm. Although I must say, I really take those attacks often personally, and I don't like it, but still, yeah, in a perspective, I would say. La risposta a questa domanda è sì, molta dell'ostilità è stata, diciamo che il language poet sono stati accolti con grande ostilità sia da altri poeti che dai critici allora, e i language poets oggi sono accolti da ostilità sia dai poeti che dai critici. E questa ostilità però è, diciamo che è un'arma a doppio taglio, perché lavorare con sempre sotto questo, con questo atteggiamento di voler, di essere messi da parte o comunque di essere sotto costante attacco, ha questo strano, comporta questo strano fascino, soprattutto nell'ambito della poesia. E peraltro devo dire che molti di coloro che sono stati forse più ostili in assoluto, forse sono stati anche le migliori, diciamo, armi nascoste in termini di pubbliche relazioni per noi, anche se io questi attacchi, questi atti di ostilità, questi attacchi li prendo proprio a livello personale e non li gradisco. It remains the case that in the mainstream, what I call official verse culture, the New York Review of Books, the New Yorker, the New York Times, there's a complete refusal to mention or to deal with this work. Va detto comunque che quello che io definisco, diciamo, l'ufficiale rispetto alla cultura, quello nel mainstream, c'è un totale, assoluto, completo rifiuto di questo tipo di lavoro. But many of my friends would say, who cares? It's not important for the distribution and dissemination of the work, which exists in reading series, small press books, on the web, on your slow forward site. That's where people get their information. So that these are relics, in a sense, of the Victorian period, and make themselves laughable as far as poetry. But of course, they're not concerned about poetry, so they don't care one way or another. It's not a focus, and they're right. It's because it's such a small thing in the US that they can afford to be so arrogant and dismissive. Ma molti comunque dei poeti, molti dei colleghi dicono: ma chi se ne importa? Anche perché questo poi non rileva, non è importante per quello che riguarda la distribuzione, la diffusione dei lavori, delle opere, perché comunque questi trovano la loro strada venendo pubblicati magari su riviste, serie di nicchia, o magari su internet, sul web. Comunque le persone trovano modo per poterci arrivare, per poterle venire a conoscere. Quindi chi se ne importa di questi relitti del periodo dell'era vittoriana, che non fanno altro che rendersi ridicoli nel rispetto a quello che è il loro atteggiamento nei confronti della poesia, perché poi non è la poesia che loro interessa, e quindi poi è un qualcosa per cui si possono permettere, un piccolo gruppo che si può permettere anche di essere supponente, arrogante. But what remains hegemonic among poets and poetry organizations is a direct, accessible lyric poetry that comes out of confessionalism, even if the identity of the people writing it aren't the same as the confessional poets. Ma quello che rimane egemonico è appunto questo, quello che rimane egemonico è questa poesia diretta, in un certo senso lirica, che è un po' la conseguenza di quello che è il confessionalismo, anche se poi come tale non viene dichiarato. It's possible to write great poetry and important poetry in any form, with any view. I don't take the view that what I do is somehow, what I do is very idiosyncratic and related to who I am and what my values are. Ma è possibile comunque scrivere della buona poesia o della cattiva poesia sotto varie forme, con qualsiasi punto di vista, perché quello che io scrivo, quello che io realizzo è, secondo me, io lo vedo molto come idiosincratico, e fondamentalmente è semplicemente quello che io sono. However, people who say what I've said just now are stigmatized
as dogmatic because we don't have a clear view about authenticity. In fact, I'm against authenticity. And at the same time, this view is embraced, this view does not recognize its own dogmatism. The dogmatism of the liberal humanist or neo-humanist space, that anything that doesn't follow its very prescribed dogmatic ideas of what's legitimate is derided and stigmatized. So for me, this is what dogma is. And as we have in politics, you accuse others of what you yourself are guilty of. Coloro che affermano quello che io ho appena affermato vengono però spesso stigmatizzati e vengono definiti come dogmatici perché non hanno una chiara visione di quella che è l'autenticità. Io peraltro sono contrario all'autenticità, però questo punto di vista al tempo stesso non riconosce appunto il proprio, in certo senso il proprio dogmatismo e quindi il neoliberismo definisce appunto tutto ciò, lo stigmatizza come dogma, è un po' come i politici che accusano altri di commettere cose che in realtà di cui loro stessi sono colpevoli. I must say, however, talking about idiosyncrasies, that I am at a loss when you publish texts in which different layers of writings are superimposed one on top of the other, so that only some words at the very margins of the text are legible. I do not know whether I am intrigued or baffled by them. How can readers participate? In other words, what do readers have to make of what is a dark mass of ink in the center of the page? And what would be the difference if you were to print the same legible words separate on a blank page? This is where perhaps writing is competing with painting, that is, with a medium in which superimposed layers of different colors, or even of the same color, may suggest depth or create a new nuance of color, and thus intrigue viewers, inducing them to stop and meditate. Do you think they will do so when they are confronted with this superimposed writings? Parlando di idiosincrasie, devo dire che io sono un po' perplessa, mi sento un po' persa quando lei pubblica dei testi in cui diversi livelli di scrittura si sovrappongono l'uno all'altro, così che soltanto alcune parole proprio ai margini, ai bordi risultano leggibili. Non so se ne sono attirata, intrigata o rimango perplessa. Come può il lettore partecipare? In altre parole, cosa devono fare i lettori? Cosa ne devono fare i lettori di quella massa scura, nera, di inchiostro al centro della pagina? E quale sarebbe la differenza se dovesse stampare queste stesse parole leggibili separatamente su una pagina bianca? Ed è qui forse che la scrittura è in concorrenza, in competizione con la pittura, vale a dire con un mezzo in cui la sovrapposizione di strati di colori diversi o perfino dello stesso colore può suggerire una profondità o creare una nuova sfumatura di colore, pertanto attirando lo spettatore e inducendolo a fermarsi a meditare. Lei ritiene che lo potranno fare laddove ci si trova di fronte, lo faranno lo stesso, così come la pittura, anche con la sovrapposizione di varie scritture? I have to have a custom. My goodness. Wait a second. A costume change. Mi sono dovuto cambiare il costume. You're referring to a veil from 1975. Yes. Fa riferimento ad un velo del 1975. This has an epigraph from Nathaniel Hawthorne from The Minister's Black Veil. And the quote from Hawthorne is, "There is an hour to come, beloved friends, when all of us will cast aside our veils. Take it not amiss if I wear this piece of crepe till then." So if you go line by line, I can translate. So the epigraph is from Hawthorne, Minister's Black Veil.
appunto parliamo di 1975, questa epigrafe di Nathalie Hawthorne, Ministers by Veil. And the minister in that story is wearing a veil over his face, and it upsets the che indossa un velo sul volto, e questo ovviamente si ripercuote negativamente. This is very radical Puritan Protestant approach. Un approccio molto radicale, puramente protestante. And Hawthorne says, and it's interesting, Hawthorne, even more difficult to translate than me. Hawthorne è molto interessante, eppure più difficile da tradurre di me. There is an hour to come. Verrà un'ora. When all of us will cast aside our veils. Quando tutti quanti noi ci toglieremo il velo. Take it not amiss. Don't be disturbed. Non prenderla male. If I wear this piece of crepe. Se io porto questo pezzo di ciambrusaglia fino a quel So you could see, for me this is a kind of a Benjaminian idea of history, the veil of history. E questo per me, vedete, è una specie di idea alla Benjamin della storia, il velo della storia. I'm really interested in the question of the difference between looking at something and reading it and how you can make illegibility itself a kind of a rhythmic aspect of reading. E sono molto interessato alla differenza appunto fra il guardare qualcosa, leggerla e come si può rendere un qualcosa, l'illeggibilità di un qualche cosa, comunque qualcosa di ritmico. And this of course relates to visual poetry, has its origins in part in Marinetti's Words in Freedom. E questo ha a che vedere con in realtà la poesia visiva, per esempio, appunto con le parole di Marinetti in Freedom, in Libertà. But for me, parole libertà di Marinetti. But for me this work is a product of the IBM Selectric Typewriter. Ma secondo me questo è fondamentalmente è il lavoro, il risultato della macchina scrive IBM. So I put the page in and I typed, so it is all writing, expressive, you know, anyway, the kind of, I'm writing a poem. Per cui io cosa faccio? Inserisco il foglio della pagina e scrivo, immetto appunto le parole, sto scrivendo una poesia. And then I type over it with another layer, which is also written. It isn't random letters, it isn't design, it's actually overwriting. Writing it and then writing over it, and then writing over it, perhaps three times. Ed è un sovrascrivere sopra quello che ho già scritto con un'altra cosa, un'altra scrittura. Quindi è una sovrapposizione di strati, una sovrascrittura sulla sovrascrittura, magari per tre volte. If you look closely at the work, you can see around the sides and in the middle individual words that you can read. Se si guarda molto da vicino il foglio, soprattutto sia al centro che ai margini, ai bordi, si individuano delle parole che sono leggibili. But you cannot read the whole thing all the time. Ma non è possibile sempre leggere tutto. This is the closest I have ever come to authenticity. Questo è il massimo a cui io sono arrivato in termini di vicinanza all'autenticità. My question is, okay, there are a few words that you can read at the margins. And in the middle, you can. If you don't have glasses, yes. In case, would it be the same if you were to publish these single words, the ones that you can read, on a blank page and leaving them alone and putting them at a distance from one another? Well, I mean. La domanda era questa: se queste parole, quelle che sono leggibili ai margini, ai bordi, lui dice anche al centro, sì, però bisogna stare abbastanza, guardarle con molta attenzione. Se queste parole le prendesse e le stampasse, le mettesse su un foglio bianco, magari anche fisicamente separate l'una dall'altra, sarebbe la stessa cosa? Actually, I have published an underlayer of veil in which you can read. Okay. You can read I have that. To look for it. And it's online. I never published it in a book.
Okay. Ho pubblicato in realtà una, un livello diciamo inferiore, quindi le ho pubblicate in maniera tale che si possano leggere anche se non sono in un libro. But the point of this work is actually that I am veiling or writing over writing a mind, and it does make it illegible, and so that's the emotional force of the work for me. Ma il punto di questo lavoro è che io in effetti li ho velate, cioè le ho scritte una sopra l'altra in maniera proprio da renderle illeggibili, perché è proprio questa forza quella che è importante, che conta. I also think of the work of Mark Rothko and especially Ad Reinhardt's black paintings, where he has the eight black squares. Though again, those are visual, and for me, the visual and the verbal are entirely different, because there was writing going on here, and the writing is there, and you can sort of see it steaming through, even if it's illegible. So in that sense, it's fundamentally not a work of visual art. Un po' in un certo senso penso a Mark Rothko, però anche lì la differenza sempre fra il lavoro visivo e quello verbale, l'opera visiva e quella verbale, perché qui comunque c'è la scrittura, c'è una sovrapposizione, un sovrapporsi di strati, e non è un qualcosa di visivo, è un qualcosa di scritto. Marco, do you have other questions perhaps? Yes. Sì. The Italian? You have the Italian question. Yes, I translate my English into Italian. Quali sono state, se ci sono state, ma immagino di sì, le relazioni della language poetry con la neoavanguardia italiana? Quindi penso a molti autori, tra questi Nanni Balestrini, la stessa Milligraffi o Giulia Nicolai e altri che potrebbero aver collaborato appunto alla rivista Il Verri. In Echo, I have an essay, which is the foreword for Luigi Ballarini's anthology of Italian poetry. In Echo c'è un saggio che è praticamente la prefazione del libro di Luigi Ballarini, la poesia italiana. Antologia italiana. And I think the sad true fact is that there is not that much exchange. I mean, you and me maybe among the most intense among my contemporaries in Italy and here, although might read one another, but it hasn't been the way it is, for example, with French poetry. E sì, va detto, è un dato di fatto che praticamente un grande, grandissimo scambio non ci sia stata un grandissimo collegamento. Forse noi due siamo quelli che abbiamo un rapporto un po' più stretto. Sicuramente questo scambio, questo rapporto non c'è stato, così come invece c'è stato con la poesia, con i poeti francesi. With the French. And it does strike me as being maybe pedantic, but it's strangely true that the history of the translation with Whitman, with Poe, with Mallarmé, with Baudelaire, gives a kind of a basis for the later exchange that is harder to see with Italian poetry. It may be there, it's harder for me to see. E con i francesi magari può suonare un po' pedantico dirlo, però in effetti è vero, è così. La storia della traduzione con Whitman, Poe, Mallarmé, Baudelaire, in un certo senso ha un po' rappresentato appunto la base di questo scambio, se vogliamo, letterario, che almeno per quello che mi riguarda, ai miei occhi non c'è con l'Italia, poi magari c'è, ma io non lo vedo. But saying that, I have read much Italian poetry in translation, certainly Il Novissimi. I'm on the editorial board of Il Verri. Milligraffi and I met Milligraffi when I first came to Italy in 1980. I look to Emilio Villa as somebody whose work struck me as a little bit like Jackson McClough, important older generation poet, and stunned by the work of Emilio Rosselli, among others. So I think individual people and individual translators like Jennifer Scapitone and Larry Venuti, have been engaged in that conversation.
Comunque io insomma ho letto, perché comunque nuovissimi, faccio parte anche del board, ho incontrato Millie Graffi, l'ho incontrata per quando per la prima volta sono venuto in Italia nel 1980, e il lavoro di Emilio Villa, che in un certo senso vedo come forse confrontabile, paragonabile con Jackson McLaw, anche Emilio Rosselli, sicuramente singoli autori e singoli traduttori, sicuramente c'è stato questo tipo di scambio. Yes, as a matter of fact, you just talk se, about... Scusi, se lei lo dice in italiano è meglio, sì. Io lo posso tradurre a lui, se no perdiamo... Sì, certo. Cioè, va nel libro, più a lungo. Sì, nel libro, infatti, c'è un riferimento molto bello ad Amelia Rosselli, e in questa introduzione fatta appunto all'antologia che Luigi Ballerini ha curato e che uscirà grosso modo tra un anno e mezzo circa. And, you know, I mean, I can't say the answer to this, but I would say if we had many, many more weeks to talk about it, I think it would still go back to Marinetti and to the Second World War, as opposed to France, you know, and it's not plotted in that way. Yeah. But I think a lot has to do with the personal relationships, the people meeting, exchanging, sure. And that history is profound. E ovviamente non è una risposta, potremmo parlarne, anzi se andassimo avanti per settimane a parlare di questa cosa. Comunque dico che tutto questo ritorna, ci riporta a Marinetti e alla Seconda Guerra Mondiale rispetto invece a quello che è stata la Francia. Non è stato proprio tracciato, non è stato creato o disegnato così. E molto comunque ha a che vedere con i rapporti personali, con gli scambi, con gli incontri fra le persone. Infatti, la ultima domanda che mi ponevo era qual è stata la relazione tra la rivista This, che nasce nel 70-71, se non sbaglio, e Language, che invece nasce più tardi? Well, I think that Language Magazine starts in 1978-81, so it comes... After, there were a number of poetry magazines in the 70s, including this. This is perhaps the most important in terms of bringing together the kind of poetry that we then focused on in Language, also coming out of the West Coast, but including poets from the East Coast and the West Coast. Ma la rivista Language è stata pubblicata, è uscita nel 1978-81, quindi dopo che erano uscite una serie di pubblicazioni di riviste negli anni 70 che appunto si concentravano, parlavano e guardavano alla poesia, in particolare la rivista This, che sicuramente è stata la più importante e che è quella che conteneva i lavori, le opere a cui poi noi abbiamo in un certo senso guardato, poesie che venivano in particolare, diciamo, c'era anche la East Coast, ma soprattutto fondamentalmente la West Coast. The first issue of this magazine was co-edited by my very close friend Robert Grenier. E il primo numero di questa rivista, questo primo numero, cioè, come coeditore, come co-redattore, è stato il mio carissimo amico Robert Grenier. Grenier is Gournier. Often quoted as saying, yeah, Grenier is often quoted as saying in that first issue, "I hate speech," in caps with quotes. Si dice che abbia detto in questo primo numero, "Io odio i discorsi," nelle citazioni. And what's often missed about that is that it, of course, is a speech act. I hate speech. I hate speech is a speech act. It's something. It's a vernacular, right. Spoken thing. It is speech. I hate speech, messo, quindi detesto il discorso, messo fra virgolette, è un modo, è un atto di esprimersi, di parlare. So it's a little bit like Magritte. This is not a pipe. È un po' come Magritte, non è una pipa. And Grenier has gone on to do among the most radical and fundamental work, but in going back to Christina's question about visual and verbal, he is absolutely connected to to Pound, Williams, Olson, Creeley. That's his lineage.
Tornando, Grenier tornando, si è poi passato a essere più radicale, però tornando al discorso visuale, verbale, è molto legato, connesso a Pound, William, Olson. Creeley. And his work in the last 20 years is scrawled in four different colors. Hmm. And it could almost seem like it's illegible. E il suo lavoro di questi ultimi, degli ultimi vent'anni praticamente è realizzato in quattro colori diversi ed è praticamente assolutamente illeggibile. But for Grenier, who hates the comparison, say to Twombly, doesn't see any connection, is to be read within that tradition, and it's the struggle to read it that allows the meaning of the poem. The idea that you would just look at it is for him unacceptable. Per Grenier ovviamente è la semplice, perché lo sforzo, l'impegno che si mette nel cercare di leggere, e poi quello che conta, la semplice idea, la semplice cosa di guardarlo soltanto, per lui è inaccettabile. I have a final observation. You are lately much interested in the new technology, in digital compositions that have radically changed the visual presentation of texts. Since the computer may change them, may manipulate them, you seem to be fascinated by the performative aspects of works processed by the computer, because they may instigate different modalities of reception each time they are activated. These digital compositions are often read. In these cases, the metaphorical voice of the poet is replaced by his bodily voice. But here, perhaps, the poet's self-expression, cancelled by the attention only to the language, may resurface, may it not? Even more so, when poetry readings are replaced by audiovisual performances, it must be granted, however, that such performances where the audio and the visual coexisted in time, cooperate, and even if repeated, they are never the same, may foster participation and enlarge the number of users. May I dare to say that this is up to now the ultimate frontier of poetry? E l'ultima domanda a lei. Lei di recente ha mostrato un grande interesse rispetto alle nuove tecnologie, alle composizioni digitali che hanno completamente, radicalmente cambiato la presentazione visiva dei testi. Dal momento che il computer le può modificare, le può manipolare, lei sembra essere affascinata dagli aspetti performativi delle opere che vengono elaborate dal computer, perché queste possono spingere, possono istigare modalità diverse di ricezione ogni volta che vengono attivate. Queste composizioni digitali possono ricordare in un certo senso le letture di poesia e le letture di poesia, e in questi casi la voce metaforica del poeta viene sostituita dalla sua voce corporea. Ma qui forse l'autoespressione del poeta, cancellata dall'attenzione soltanto rispetto al linguaggio, può tornare nuovamente in superficie, o forse o no, e ancor più quando le letture di poesia vengono sostituite dalle performance audiovisive. Va tuttavia detto e considerato che queste performance, dove la parte audio, quella visiva, coesistono nel tempo, collaborano e, anche se ripetute, non sono mai le stesse, e forse possono favorire la partecipazione ed ampliare il numero degli utenti. Posso osar dire che questa è forse, almeno fino al momento, l'ultima frontiera della poesia? Computers will never replace poetry. I computer non sostituiranno mai la poesia. Because computers won't take that much abuse. Perché i computer non accettano di essere abusati o maltrattati fino a quel punto. It's not that I'm interested in computers or desirous of technology any more than nature or capitalism. It's the world that I live in. Non è che io sia interessato al computer o all'informatica più di quanto non possa essere interessato alla natura o al capitalismo. È che è il mondo in cui vivo. I don't like Zoom
But I see the value of it. You look at this image, it's a very hollowed out image for sitting here across from you, but maybe extremely valuable for those looking at the recording later or not able to be here in person. A me non piace Zoom, però ne capisco, ne vedo, ne conosco il valore. Se uno guarda quell'immagine, un'immagine così piatta rispetto invece a quello che si può vivere qui di persona. D'altra parte però capisco che può risultare utile per chi magari poi in un momento successivo, non potendo essere qui, guarderà la registrazione o è collegato adesso. In 2004, Al Fillories and I started Penn Sound at the University of Pennsylvania. Al Fillories. Mm-hmm. Nel 2004 Al Fillories ed io abbiamo avviato Penn Sound all'Università della Pennsylvania. And this is the largest archive of sound recordings. We have some video, but mostly audio of poets reading, going back to 100 years. Ed è l'archivio più grande in assoluto che raccoglie registrazioni sonore. Abbiamo anche dei filmati, ma la stragrande maggioranza è costituita da registrazioni sonore di poeti che leggono e diciamo che si risale ancora a 100 anni indietro. So this sound archive and the performance of poetry in a reading is equal to the printed word. It's another variation and form of it, but I don't think that the printed word has... is more fundamental than the performed word through poets reading their work or through the access to the archive of poets reading their work. E la performance sonora credo che sia in un certo senso parimenti ugualmente importante come l'opera, il lavoro stampato, l'opera scritta. Non credo che ci sia differenza in termini di valore tra appunto il lavoro scritto e invece la lettura da parte dei poeti o l'ascolto di queste registrazioni sonore di letture di poesie. Poetry is a performance art and has a long historical tradition of that well before the printed word in its circulation. Printing is great, writing is great. Performance is another aspect, but none has priority over the other. La performance della poesia è un qualche cosa che ha una lunga tradizione, una lunga storia, ancor prima appunto della parola, della poesia stampata. La stampa è un qualcosa di fantastico, la scrittura è un qualcosa di fantastico, ma la performance è parimenti importante, è venuta anche prima e non c'è prevalenza dell'una rispetto all'altra. As for the web, it becomes essential for poets to be involved in producing and distributing work digitally because we cannot afford to do it any other way and we can't reach people. It also allows for a greater international exchange. The fact that the web is primarily a dystopian space controlled by maniacs like the person who bought Twitter or the other main websites or a giant shopping mall doesn't mean that we can't create alternative spaces within the web because there is nothing else as a space for us. Il web è fondamentale, essenziale per i poeti e che poi i poeti siano coinvolti e vi partecipano perché è forse ormai l'unico modo, un modo per produrre, per distribuire, per diffondere le proprie opere, i propri lavori, perché diversamente non è praticamente possibile, diventa difficile. E per quanto il web sia in un certo senso un luogo distopico nelle mani o di proprietà di persone tipo il proprietario di Twitter, oppure laddove ci sono questi grandissimi centri commerciali o grandi magazzini, questo non significa non si possa creare, che i poeti non si possano creare il loro spazio alternativo dove lavorare, distribuire e diffondere i loro lavori. Are there questions from those who are here or from people on Zoom? I'd like to answer the first question before it is given. Voglio rispondere alla prima domanda prima che mi venga posta. I very strongly disagree. Assolutamente non sono d'accordo. I think you misunderstand what I am saying. Credo che abbiate capito completamente male quello che sto dicendo. I appreciate your coming today and or listening online, but I think you need to buy this book. Vi ringrazio per essere venuti o comunque per essere collegati online, però credo che dobbiate acquistare questo libro.
Now, before setting you free, I would like to have two poems. Professoressa, se lo dice in italiano... Prima di chiudere questa sessione, vorrei chiedere al professor Bernstein di leggere due poesie corte, le ho scelte corte, e poi chiedere a Marco Giovenale di leggere le due poesie in italiano, poiché il suono è così importante per Bernstein. Io che ho un R moscia e non ho l'R italiana corretta, canonica, chiedo a Marco di leggerle proprio perché lui sì ha tutte le consonanti e le vocali giuste. E quindi la prima poesia che avevo scelto insieme al professor Bernstein è Etc. So, for one thing, I have to say that the problem with what you say is that I have all the wrong consonants and vowels. So, you have them all right. No, I think you. No, the first one is errata. Errata, okay. Translated. This is This is a little bit newer. Translated by Pufinello. Right. And Marco will read it in Italian afterwards. And the second one that I would like you to read, Charles, is Internal Loss Control. That has been translated by Luigi Ballerini, and Marco will read it in Italian. So errata is much more recent, internal loss control, much older. Okay. Errata è molto più recente, invece, Internal Loss Control è un po' più vecchia. Errata. For red, read, I should not have done it, should have left it alone. I don't know what came over me or why. I could not try as I might overcome it. For oceanic, read, leeward as when the ball dribbles its way to the center of the earth and the heart barely hears its own beat but never fails to hear yours. For lard, read, a studied casualness that disguises genuine casualness. For incandescent, read, drowned in love's apposite fortunes, leering at gushes in the gust of a fragrance. For thimbled, read, record-breaking heat reduces statutes to mud, puddles, and ideas to pruning hooks. For Cyrillic, read, swollen. For brush briskly for 5 minutes with a capon minder, read, off limits. For crustacean, read, crustacean. For you be my gracious refuge now, song, read, why do you rouse my soul and stir up the past? Be merciful, desist, desist. Let the embers of my joy be. For demonic dispossession, read, season of mist and mellow fruitfulness. Errata corrige. Per rosso leggi, non dovevo farlo, dovevo lasciar perdere. Non so cosa mi sia preso o perché non sia riuscito, non che non ci abbia provato a resistere. Per oceanico leggi sottovento come quando la palla si dirige dribblando verso il centro della terra e il cuore ode appena il proprio battito ma non smette mai di ascoltare il tuo. Per lardo leggi una studiata noncuranza che maschera una reale noncuranza. Per incandescente leggi annegato nelle appropriate sorti dell'amore sbircia di sbieco i fiotti di una raffica di fragranza. Per inunditale leggi caldo da record riduce i decreti in pozze di fango e le idee in roncole. Per ciclico, leggi, gonfio. Per spazzola spedito per 5 minuti con una chiappa capponi, leggi, off limits. Per crostaceo, leggi, crostaceo. Per sii tu ora il mio amabile rifugio, canzone, leggi. Perché ecciti l'animo mio e risvegli il passato? Abbi pietà, desisti, desisti, permetti alle braccia della mia gioia di esistere. Per esproprio demonico, leggi stagione di nebbie e languida infruttuosità.
Would you care to comment on this? Yeah, on this one. Yeah. This is a poem from Topsy Turvy, which is my most recent book. Mm-hmm. It takes the form of an errata slip where you say a correction for, quote, what was typed wrong or said wrong. You put in the right one. So for Moses, read Aaron, you know, or any number of other corrections, usually typographical errors. So I decided to use this system of substitution, making equivalences, which are fantastic and wild. Questo è dal mio libro, Topsy Turvy, ed è una correzione diciamo di errori di tipografici, quindi di refusi, perché sono stati scritti sbagliati, pronunciati male, quindi dove appunto per Mosè leggi Aaron o altri tipi di correzioni di errori tipografici, dove in un certo senso ho utilizzato un sistema, diciamo, se vogliamo, fantastico di paralleli, di equazioni. So it's really so much of my work just occurs to me as a funny idea or an idea as a form, and this was just the creation of this form. You could go on for a long time, but of course substitution is the basis of what poetic language is, metaphor. This like this, you know, red like blue, the ceiling like the sky, the dead air like those nights in Burma when we were together shaving and you said to me, I don't like you, but we watched Humphrey Bogart in the movies. So in other words, you could just go on. You don't have to. You could go on with these set of substitutions. It's a form that I invent for this. Il lavoro mi viene in mente, mi capita, nel senso che mi viene magari un'idea buffa, e quindi è una forma che io creo. Mi viene sotto forma, mi viene come idea, come forma. Le sostituzioni, che poi sono in effetti la base della poesia, del linguaggio poetico, quindi le analogie, le similitudini, per esempio il cielo, il soffitto come il cielo, e tutta una serie di altre appunto sostituzioni, e potrei andare avanti per ore e ore. Echo is also a form of substitution. Translation is a kind of substitution. Echo è una forma di sostituzione. La traduzione è una forma di sostituzione. So imagine looking in a mirror and instead of seeing yourself, you see the Empire State Building. Pensate, immaginate di guardarvi dentro uno specchio, invece di vedere voi stessi, vedete l'Empire State Building. And this is what translation always is, a transformation. Not an exact copy. E questo è quello che è la traduzione, una trasformazione, non una copia esatta. So in this case, translating my thoughts about poetry from America, from my particular perspective, into Italian and into Italian culture, but also Italian poetry, is also a kind of, you know, for this, read that. It's a leap, and we have a conversation, but only if we allow that freedom for that leap. The things are not equivalent, they're not the same. When I say movement, you say movement, it's not the same, because the history of those words is different, and the history of those social formations is different. E in questo appunto la traduzione di quello che dico, la traduzione della poesia, la traduzione dei poeti, la traduzione è in una forma culturale, ma non è la stessa cosa, non è la semplice mera trasposizione, è una specie di salto, è una conversazione, ma solo se si è liberi, se si è disponibili a operare questo salto. Non è la stessa cosa, perché se io dico movement, e in italiano si dice movimento, non è la stessa cosa, perché l'origine della parola è diversa. One could go on forever talking about these poems, but then let's go briefly to the
Echo is always forever. Also, and let's go on to the second poem, if you don't mind. The one that is. So this is translated by Luigi Ballerini. The Luigi Ballerini translation. And this is a poem from perhaps. Internal loss control. Yeah, maybe. Page 112. Maybe from 1990. Oh. Questa poesia credo che sia del 1990. Internal loss control. The tires are balding, exhaust is rust, so much as would tear a trust. Else, every moment make believe the little things that matter, not mental form suspected broken, a sky that needs coloring and the crayons to do it. 4, 5, 7, 13. A velvety dissertation on the reliquaries of fair rejoinder to the beat of my recollection or any desertion as I hold a hand that becomes yours. Eyes sparkle and the town fills ears. Slowly has this plied a certain seeming blown away by crowds inoculated by the light while showers still touch the drape of what is never worn out the door with pools of hope. Perdita interna di controllo. Calvizie progressiva dei copertoni, ruggine da scappamento, quanta ne basti a stracciare una fiducia, altrimenti ogni momento una messa in scena, i dettagli che contano, non le forme mentali che si sospettano a pezzi con un cielo che bisogna che uno lo colori e che abbia le matite per farlo. 4, 5, 7, 13, un trattato di velluto sui reliquiari della risposta meritata al ritmo di quel che ricordo o di una qualunque diserzione, il tutto tenendo per mano una mano che poi diventa la tua mano e gli occhi che brillano e la città che riempie le orecchie. Lentamente tutto questo ha tornito un certo sembrare, poi fatto saltare in aria da folle infettate di luce e volo, mentre ancora rallenta per toccare il drappeggio di ciò che uno non porterebbe mai fuori di casa con pozze di speranza. Questions? Ci sono domande sull'italiano o sull'inglese? Okay, Charles, your comment. Yes. May I say something about the Zhukovsky in you? I. Yes, EYE and I, the I and the I, I the person. Plays with it so often. Yeah. L'omofonia, qualcosa fra lui e Zhukovsky. I and I, che ovviamente funziona in inglese, non funziona in italiano. No. Io occhio, quindi I come occhio e I come io. I'm really not sure what to say about this poem because it's so. Plain, it's so obvious, it's so it states what it states in such an unadorned and specific way. I admire Luigi for having translated it because it's so untranslatable, such as light. How can you translate anything like it into Italian? Yes. Non sono sicuro, non so cosa dire di questa poesia perché è così diretta, è così ovvia, dichiara quello che dichiara. Quindi non è assolutamente abbellita, adornata e priva di ornamento. E appunto la professoressa diceva, mi chiedo come sia riuscito Luigi a tradurla. You know, for me I'm channeling a certain kind of old, not 20th century, but earlier, 19th or even 18th, 17th century lyric poetic language and metaphysical or philosophical or ontological thought. Into that. So for me, it's like a sprung, I call sometimes a sprung, S-P-R-U-N-G, like Gerard Manley Hopkins, but conceptually a sprung lyric. But they are meant to have quality of lyric poems, but, you know, obviously opened up and allowing for lots of associations of the terms. Well. Per me in realtà appunto non so molto, non so cosa dire più che altro che in un certo senso ha incanalato, ha avviato neanche tanto quello che era la lirica, la poetica del linguaggio poetico lirico non tanto del XX secolo quanto del XVIII, XIX, forse anche XVII, questa
questa diciamo idea, questo concetto filosofico, metafisico, questi concetti che sono proprio sbocciati, venuti fuori, spuntati fuori, che parlano appunto della qualità della It's very much the intoxication of sound as well. E anche l'intossicazione del suono, parimenti. Is that a question? Cioè, per caso, qui c'è una domanda. I can't read it. But... No. Neither can I. Can anyone read no. it? Sara, per favore, pare che ci sia una domanda, ma non la leggo. We've lost. Oh, wow. We've lost the feed now. We are alone. Ah, Daniela. Good. Mm-hmm. Cosa dice? This might be another way to describe our language poets of the West Coast, differ from those of the Aztecs. Do you agree with this, or to give any other instance of the way autobiographical sense? La divisione fra la differenziazione fra East Coast e West Coast, laddove i poeti, i language poets della West Coast, hanno scritto anche dei diari collettivi rispetto invece a quelli della East Coast che non lo hanno fatto, e cosa appunto ne pensa, considerato che alla sua considerata la sua ritrosia all'autobiografia. Collaboration has been very significant for me. At the time we did language, I also did a 250-page collaboration with Bruce Andrews, Ron Silliman, Ray De Palma, and Steve McCaffrey. So that would have been around 1980. And I've done many other collaborations, but most recently a 250-page collaboration with the poet Ted Greenwald. And of course, Language Magazine is itself a collaboration. La collaborazione è stata un qualcosa di estremamente importante per me. Ai tempi appunto di Language, la rivista Language, ho realizzato una collaborazione di 250 pagine con Bruce Andrews, Ray De Palma e altri, questo intorno agli anni 80, ma anche una collaborazione di altre 250 pagine con Greenwald, quindi lo stesso, la rivista stessa è stata una collaborazione. Penn Sound is a collaboration with Al Fillory's the series that we publish, a set of books at the University of Alabama Press, is a collaboration with Hank Laser. So there are many of these kinds of interactions that are fundamental to me, not collaborations with necessarily large groups, often just with the one person. Electronic Poetry Center was a collaboration with Los Pequeño Glazier. So these are collective formations that are very specific and ongoing. Ci sono comunque delle diciamo delle formazioni collettive che sono specifiche, sono ancora in corso, collaborazioni anche Penn Sound è una collaborazione, la serie che abbiamo realizzato è comunque anch'essa stata frutto, risultato di una collaborazione, anche se magari sono collaborazioni a livello più personale che non a livello. As for essays as collaboration, for me it's been fundamental to have a series of conversations and they're all part of my essay book. So many of my essay books have long and detailed conversations with individual people. The new issue of Boundary 2 on my work has international conversations with people in China and the Nordic states and France, in conversation with Latin America. So this idea of using conversation to expand the scope of the work in essays is crucial. And I love to do a conversation as much as to write an essay just with my one voice. Anche i saggi, i libri di saggi sono il risultato, il frutto di una serie di conversazioni, e molti dei miei saggi, appunto, i libri di saggistica contengono delle lunghe e dettagliate conversazioni, dei lunghi e dettagliati scambi, e questo a vari livelli con le singole persone, con i singoli individui, e anche per esempio per quello che riguarda anche le conversazioni internazionali con persone in Cina, con persone che si trovano nei paesi del nord Europa, per esempio in Francia, e proprio il lavoro di saggistica è un lavoro in cui io mi piace, amo
a portare avanti questi scambi, queste conversazioni, piuttosto che semplicemente scrivere dei saggi che siano il frutto solo ed unicamente delle mie riflessioni. I love collaboration also, unlike in a conversation where there's two voices, as in my collaboration with Ted Greenwald or in Legend or with the collaborations I'm doing with Tracy Morris, where you can't tell who wrote what, that they're collaborations, they're not separate sections by a group of people in dialogue, which is sort of the way language itself was after all, but rather where you transform each other's language, usually working with one other person. And that's been, you know, fundamental to me. Un'altra cosa che per me è fondamentale, che è molto importante, mi piace la collaborazione che, a differenza delle conversazioni, dove in un certo senso si distingue, si individua chi ha detto cosa, come Ted Greenwald o Tracy Mark, ma più che altro dove appunto ci sono sezioni separate e come in un certo senso anche quello che veniva poi pubblicato con Language. In realtà quello che mi piace è la collaborazione laddove non si attribuisce, non si può più attribuire chi ha detto cosa, e comunque c'è un'influenza reciproca in termini di linguaggio, e quindi di questo è il frutto della collaborazione. Also collaborations with visual artists, which I've done many and I can't talk about here, but I can mention my fundamental collaboration with Susan B, who is here with us and who designed Language, to go back to your first question. She was the actually physical designer of Language, did her own magazine that related to that called Meaning, which was a magazine of artists writing with slashes in between. And we have also done a number of verbal visual collaborations in books and paintings. E poi anche altre collaborazioni con artisti visivi, in particolare con Susan B, che è stata la prima, quella che ha progettato, che ha disegnato il Language così come lo vediamo, ed è, questo ci riporta alla sua prima domanda. Quindi questa è una collaborazione, collaborazioni, numerosissime collaborazioni a livello visivo, a livello verbale, con numerosi artisti visivi. So we met in high school, Susan and me, and my work is not, I think actually her work is fully imaginable without me, but my work is really not imaginable without Susan because of her editorial intervention and conversations as an editor. So especially my essays, and especially my early essays, are collaborations to some degree with Susan. Io ho incontrato Susan, che eravamo nella scuola superiore, mentre posso, se è possibile, immaginare il suo lavoro, le sue opere senza me e senza la mia influenza, il mio senza di lei non sarebbe immaginabile, proprio perché lei ha avuto una profonda, una grande influenza a livello proprio di attività editoriale, e gli scambi, le conversazioni sono state fondamentali per il mio lavoro, soprattutto per i miei primi lavori di saggistico. On my essays, her most important, not most important, but memorable interventions were to circle various lines in my essays and say, this is ridiculous. E il lavoro, diciamo, molto importante da lei realizzato, soprattutto nei miei primi saggi, era quello che lei praticamente cerchiava varie righe di testo e diceva, questa cosa è ridicola, questa cosa è ridicola. And I'm sorry to have to say it, but she was almost always right. E mi spiace, mi duole doverlo dire, ma quasi sempre aveva ragione. Incidentalmente Susan e sua moglie. Susan is her wife. Yes. Long time collaborator. Collaboratori di lunga durata, di lunga data. Publications. Home ownership. That's very nice of you. Pubblicazioni, proprietà della casa. But Susan, of course, primarily a painter. Yes. Primarily. Yes. Però Susan è soprattutto e principalmente una pittrice. Ci sono domande? Are there any questions from you who are here or people on Zoom? Okay. Marco has a request. He would like you to read. Oh, I don't know if we have time for that. This is a very here. The 108. In 108 in the English? Yes. Okay. So this is my attempt really to respond not only to Kant, but also to Plato. And a very difficult thing after 40 years of study, close study of, and Hegel as well. The title is A Unified Theory of Poetry.
Il titolo Unificata teoria della poesia è un mio modo per rispondere non soltanto a Kant, ma anche a Platone. Kant, Platone, Hegel. A unified theory of poetry. I don't think so. End of the poem. Vabbè, una teoria unificata della poesia. No, non credo. Questa era troppo comprensibilissima. Key word there is think, you know. Yes, think. Yeah, no, I don't think so. La parola chiave qui è penso. Certo. Se non ci sono domande, I can only thank you enormously, Charles. Okay, you have been so generous with us and so enlightening. I wish you would come back soon. Mi auguro che possa tornare with presto. Susan, of course. Wow. With ringraziarla, with Susan. È stato veramente un piacere, è stato così illuminante. Ovviamente deve tornare con Susan. It's great to be here in this really extraordinary room. Well, like people on Zoom can't really see the 50-foot ceilings with qui, frescoes. Questa stanza meravigliosa, se le persone su Zoom riuscissero a vedere. Oh yeah, oh, that's it, thank you. Thank you. So this is it. No.